Ciao a tutti, bentornati sul canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere l'effetto che avete appena visto nell'immagine, ossia il 3D tracking o il tracciamento della videocamera. Come si fa? Innanzitutto andiamo a fare una nuova composizione. Lo settiamo 1080x25 fotogrammi per secondo, 1920x1080. Ok. Poi andiamo sul progetto, andiamo a importare. Io ho preso questo filmato, ma voi potete usare qualsiasi filmato. Lo portiamo giù nella composizione e questo è il nostro filmato. Come fare per andare a fare il tracking del video? Molto semplice. Nella barra degli effetti, qua di fianco, andiamo su tracciatore. Nel caso non l'abbiate qui, andate su finestra e spuntate la casella tracciatore. Quindi andate su tracciatore, selezionando il video qui, facciamo traccia videocamera. Apriamo le opzioni avanzate e gli mettiamo analisi dettagliata. Lui adesso fa l'analisi di tutti i punti statici del video. Qui vi verrà fuori il tempo che ci metterà. Molto bene, una volta che ha finito, come vedete, ricompariranno tutti questi bei puntini che sono tutti punti statici che il tracciatore ha individuato nel video. Adesso come fare per andare a inserire una scritta? Semplice, noi prendiamo un punto qualsiasi, io prima ho preso il punto queste parti, clicchiamo sopra col tasto destro del mouse, crea testo e videocamera e qui crea il testo. Selezioniamo il testo, andiamo in carattere per poter modificare a nostro piacimento quello che vogliamo scrivere e lui come potete vedere seguirà perfettamente il punto selezionato naturalmente se tornate su video selezionate tracciatore vi tornano fuori tutti i punti e potete inserire in qualsiasi punto qualsiasi altro testo, basta schiacciare col tasto destro del mouse, crea testo e videocamera e vi fa la stessa identica cosa. Io vabbè dopo qui la scritta su una trasformazione l'avevo tirata un po' più in su, dopo naturalmente potete modificare il testo come qualsiasi altro modo, potete inclinarlo, insomma adeguarlo alle vostre esigenze. Una volta finito non ci basta che andare in composizione, pre-rendering, rendering, esportare il video e a posto, e poi è pronto da usare. Vi ringrazio di aver seguito il tutorial, se vi è piaciuto mettete un like, per qualsiasi chiarimento o domande lasciate un commento, ricordatevi di iscrivervi al canale,
e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!